Ascolteremo ora l'intervento del rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché membro del Senato accademico, dottor Fabio Ceccarelli. Magnifico Rettore, dottoressa Samantha Cristoforetti, professor Roberto Battiston, studenti, autorità accademiche, signori professori, autorità tutte, studenti delle scuole secondarie e ospiti. Vi porto il saluto dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e collaboratori esperti linguistici, membri degli organi accademici e di tutte le colleghe e i colleghi dell'Università degli Studi di Perugia che ho il privilegio di rappresentare in questa cerimonia di inaugurazione dello Studium Generale per l'anno accademico 2017-2018. È un onore essere stato designato dal magnifico Rettore per parlare in questa solenne occasione che celebra il 710° anno accademico di una delle più antiche università del nostro Paese. Ed è un grande piacere avere oggi ospite il professor Roberto Battiston, per molti anni docente del nostro Ateneo, in particolare presso il Polo di Terni, dove ha tenuto i suoi corsi e svolto le sue ricerche. Colgo l'occasione per ricordare che il Polo Universitario Ternano riveste un ruolo strategico per la nostra regione e che tale ruolo è stato riconfermato, superando le criticità del modello organizzativo attuato con lo Statuto del 2011, con l'emanazione del nuovo regolamento di funzionamento grazie all'impegno del magnifico Rettore e del Direttore Generale. Il professor Battiston ha reso protagonista il Polo di Terni testando nel laboratorio CERMS lo spettrometro alfa magnetico MS02 per la rilevazione dei raggi cosmici e per esaminare le fondamenta della materia oscura e l'origine dell'universo, portato in orbita e installato sulla Stazione Spaziale Internazionale con la missione dello Shuttle del 2011. Oggi il professor Battiston torna a Perugia da ospite d'onore per firmare un accordo importante tra l'Agenzia Spaziale Italiana e il nostro Ateneo e torna insieme ad un ospite d'eccezione, l'astronauta Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana nello spazio che con la sua avventura ha emozionato e coinvolto tutti, ricordandoci i nostri sogni da bambini ed entusiasmando le nuove generazioni, rendendoci orgogliosi di appartenere a questo Paese. La presenza in quest'aula di tanti giovani, studenti e futuri studenti universitari, fortemente voluta dal magnifico Rettore, ci invita a rivolgere con convinzione uno sguardo più attento alle loro aspettative. Aspettative troppo spesso disattese da politiche inefficaci che hanno generato e continuano a generare una perenne condizione di incertezza, insicurezza e precariato. È quindi necessario e impellente un'inversione di rotta. In un paese come l'Italia, che occupa il 7° posto nella classifica dei paesi più industrializzati al mondo, investire sui giovani, sulla loro formazione e quindi sulla scuola, sull'università e sulla ricerca dovrebbe essere obiettivo primario di ogni politica di sviluppo e crescita. La ricerca dovrebbe essere tutelata come un bene prezioso per il futuro dell'intero sistema paese, mentre viene considerata soltanto come una spesa da tagliare. La ricerca richiede metodo, passione, applicazione costante, sacrificio, attesa paziente di risultati e prove continue. Come motivarsi alla ricerca se l'orizzonte temporale lavorativo si ferma a 3 anni? Come si può fare ricerca a tempo determinato con contratti mal pagati tra ansia e paure? Nelle università italiane, secondo i dati pubblicati dal MIUR nel Focus sul personale universitario nell'anno accademico 2016-2017, il numero dei docenti a contratto, dell'assegnisti di ricerca e dei ricercatori a tempo determinato è in costante aumento. Da qui l'urgenza di un piano straordinario di reclutamento che riporti la stabilità e la certezza nella vita lavorativa delle prossime generazioni di studiosi. La platea dei precari è ancora più ampia se consideriamo anche il personale tecnico-amministrativo delle università e delle pubbliche amministrazioni. Il nostro Ateneo, tuttavia, ha già dato una prima risposta alla precarietà. Il 1° marzo l'Università di Perugia ha stabilizzato 63 colleghi precari
E ciò è stato possibile grazie a un efficace lavoro di squadra, all'impegno del magnifico rettore e del direttore generale, della ripartizione del personale e di tutti gli uffici che se ne sono occupati, delle organizzazioni sindacali, dei rappresentanti del personale e degli organi di Ateneo e anche, in virtù, dei 73 pensionamenti negli anni 2016 e 2017, oltre ai circa 40 previsti nel 2018. Siamo stati i primi, tra tutte le università italiane, a dare seguito alla legge del ministro Madia e a procedere alle stabilizzazioni. Una risposta concreta data ai nostri colleghi che per molti anni hanno lavorato con contratti precari in questa amministrazione. Hanno acquisito una professionalità che rappresenta un valore aggiunto per l'Ateneo e sono arrivati a questo ambito traguardo non più giovanissimi. La precarietà è la condizione che ha segnato un'intera generazione. L'età media dei nuovi assunti è infatti di 41,53 anni, soltanto due sono ventenni, più della metà ha superato i 40 e 8 i 50. Nel nostro Ateneo i giovani sono sempre meno. Nel 2016 l'età media del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL è stato di 51,59 anni. Questa è una situazione rappresentativa di tutti gli Atenei e di tutte le pubbliche amministrazioni, che deriva da decenni di blocco del turnover, da tagli economici indiscriminati, da mancati rinnovi contrattuali protratti per oltre 9 anni e blocchi alle progressioni economiche e di carriera. Malgrado tutto questo, nella nostra università si lavora con professionalità e senso di responsabilità. Noi ci siamo sempre, sia noi siamo le facce che uno studente incontra quando chiede informazioni, si reca in segreteria, in biblioteca o nei laboratori. Siamo il motore della macchina amministrativa, siamo quelli che acquistano le attrezzature, i materiali, che pagano le fatture e gli stipendi e soprattutto siamo quelli che devono applicare le normative, sempre più complesse e contorte, alle esigenze della didattica, della ricerca, degli studenti e dei docenti. Diamo un fondamentale contributo ai nostri ricercatori e professori e sappiamo fare squadra quando ci sono risultati importanti da raggiungere. Grazie anche al nostro personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e al prezioso lavoro dell'area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca è stato possibile che 10 dipartimenti sui 16 di Ateneo rientrassero nella graduatoria dei dipartimenti d'eccellenza del MIUR e che ben 4 risultassero vincitori di un importante finanziamento. Il sistema di valutazione della qualità della ricerca, che seleziona i dipartimenti di eccellenza e che di conseguenza ne assegna le risorse, è però lo stesso che crea una competizione distorta tra dipartimenti dei diversi Atenei e tra dipartimenti all'interno degli stessi. Questo processo sta generando una complessiva disparità tra gli Atenei più forti, normalmente inseriti in un contesto sociale solido e con un sistema produttivo industriale virtuoso, i quali riescono a attrarre sempre maggiori risorse, e quelli più deboli, che sono già in difficoltà, collocati prevalentemente in aree economicamente depresse, che si vedranno assegnare sempre minori risorse e che nel giro di pochi anni rischieranno la chiusura. Il tema della valutazione tocca anche il personale tecnico amministrativo bibliotecario CEL, al quale, a fronte di una costante perdita del potere di acquisto delle remunerazioni, si propongono modelli di competizione che, sulla carta, dovrebbero valorizzare le professionalità e incentivare al merito. Ci viene dunque chiesto di essere efficienti, performanti, di contribuire all'aspirazione di qualità e eccellenza dell'Ateneo, ma nello stesso tempo, di fatto, si vanifica qualsiasi sana ambizione di carriera. Incardinati nella stessa categoria, mediamente per 20 anni, vediamo man mano scemare lo slancio e la motivazione, prima di rassegnarci a quell'unico desiderio che è il raggiungimento della pensione, anche essa ormai ardua da conquistare. Noi non siamo contro la valutazione oggettiva e verificabile, a condizione che ai risultati richiesti vengano corrisposti i relativi trattamenti economici con specifici stanziamenti di risorse. Questo vuol dire che la retribuzione premiale non deve attingere a quell'unico fondo già oggetto di continue decurtazioni e che serve per pagare le progressioni economiche, gli incarichi di responsabilità, i turni, lo straordinario, il rischio e i disagi per chi lavora nei campi e gli addetti alle cure degli animali e allo stabulario. Ora,
con la firma dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto lo scorso 9 febbraio per il nostro comparto, abbiamo finalmente riconquistato uno strumento forte di tutela delle condizioni di lavoro, dopo una lunga fase connotata da interventi legislativi unilaterali. Tornano alla contrattazione materie importanti e sarà consentito di incrementare le risorse complessive del Fondo per il trattamento economico accessorio, un'opportunità che occorre assolutamente cogliere anche nel nostro Ateneo. Magnifico Rettore, noi chiediamo di essere valorizzati per sentirci parte sostanziale del sistema università. C'è da rispondere alle legittime aspettative del personale, dal completamento delle progressioni economico-orizzontali, che a causa di errate interpretazioni del Collegio dei Revisori dei Conti non è stato possibile ultimare nel 2017, all'approvazione di alcuni regolamenti, come quello per la mobilità interna e quello per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche previsto dal nuovo Codice dei Contratti, fino alle progressioni economiche verticali che devono essere per tutte le categorie. Inoltre, magnifico Rettore, illustre Presidente della Regione, da troppo tempo manca una chiara regolamentazione che definisca lo status giuridico ed economico del personale universitario tecnico-amministrativo che presta attività assistenziale nelle aziende ospedaliere di Perugia e Terni. Chiediamo quindi che si riapra al più presto il confronto tra le due istituzioni e con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione del protocollo attuativo. Molti altri temi si potrebbero affrontare, ma concludo il mio intervento con l'auspicio che quanto prima si torni a valorizzare il nostro sistema scolastico, universitario e di ricerca, ad investire sui giovani, sulla cultura, sulla bellezza del nostro patrimonio culturale e artistico. Per rimanere nel tema di questa giornata, speriamo che il sistema universitario e questo nostro Paese tornino presto a rivedere le stelle. Grazie e buon anno accademico a tutti.